Salve amici. Immaginate cosa significhi vivere per anni in galera, con le catene alle gambe, capendo di essere trattati come un mezzo per guadagnare? È proprio ciò che ha provato l'elefante Raju per 50 anni, finché non gli è stato regalato ciò che appartiene di diritto ad ogni animale, la libertà. L'elefante Raju, che significa re o ragazzo grande, per anni ha camminato per le strade dell'India, divertendo i turisti, finché non è stato regalato a un povero tempio induista a Maharashtra. In India è molto prestigioso per un tempio avere un proprio elefante, e di solito questi animali vengono trattati bene. Raju non è stato molto fortunato. Quando è stato scoperto, erano visibili segni di maltrattamento e malnutrizione, e senza dubbio, la paura emotiva che provava in continuazione non era meno traumatica. Per molto tempo è stato in catene, legato allo stesso posto. Sugli arti era comparso un ascesso, e ormai era praticamente cieco. A detta di Saeed Puj, rappresentante della Società per il Salvataggio della Natura Selvaggia, la storia di Raju è particolarmente tragica. Il poveretto è stato rivenduto molte volte e in tutta la sua lunga vita ha cambiato circa 27 proprietari. Quando è stato trovato, era molto affamato e stanco. Era arrivato a mangiare carta e plastica. Sugli arti c'erano diversi traumi dovuti alle catene di ferro che causavano edemi in continuazione. L'organizzazione di beneficenza britannica Wildlife SOS ha fatto tutto il possibile per liberare Raju da questa esistenza insopportabile. Quando l'elefante ha capito che alcune persone erano venute in suo aiuto, non è riuscito a trattenere l'emozione ed è scoppiato in lacrime. L'elefante era incatenato 24 ore al giorno. La squadra era stupita che durante il salvataggio si sia messo a lacrimare. Abbiamo capito che era cosciente del suo salvataggio. Gli elefanti sono animali maestosi e molto intelligenti. Non possiamo immaginare cosa abbia subito nell'ultima metà di secolo, dice Puja. A proposito, gli scienziati confermano che la gamma di emozioni provate dagli elefanti è effettivamente ampia e ricorda quella umana. Gli elefanti sono propensi a profonde e lunghe preoccupazioni sia positive che negative. Possono provare stress e addirittura piangere. Ovviamente non possiamo sapere quanto dolore, sofferenza e umiliazione abbia dovuto sopportare Raju, ma in base alle lacrime possiamo intuire che non è stato poco. Lo stesso salvataggio è avvenuto un anno dopo che l'organizzazione è venuta a conoscenza della situazione. Con le autorità locali è stato avviato un processo giudiziario che ha aiutato infine a sottrarre il povero animale agli ex proprietari. Tuttavia, portare via Raju non è stato così facile. La liberazione è stata ostacolata non solo dai proprietari, ma anche dai locali. Circa 500 persone hanno sbarrato la strada al veicolo in cui si trovava Raju e l'hanno preso a sassate. La polizia è riuscita a calmare gli insoddisfatti, le persone si sono placate e si sono limitate ad osservare. Dopo la liberazione, Raju è stato trasportato in un centro specialistico, in cui ha ricevuto ogni aiuto necessario, per poi iniziare una nuova vita in riserva. Si suppone che sia stato sottratto alla madre circa 50 anni fa. Da allora ha cambiato molti proprietari, che l'hanno sempre trattato male. Per fortuna, la sua vita ora è cambiata completamente. L'elefante sembra felice. Prima non sapeva cosa fosse la vita senza catene. Oggi sa che cos'è la libertà e che le persone possono essere molto più buone di quelle che lo hanno circondato negli anni precedenti. Con questo è tutto, amici. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e scrivete un commento. A presto!